Buongiorno ciclisti, prosegue il tutorial dedicato ai pedalatori per quanto riguarda la tematica, la pedalata deve essere rotonda e non quadrata come disse uno di loro, ormai noto e più, dopo il precedente video. A proposito, l'avete visto? Sì, mi raccomando. Beh, questo vuole essere il proseguimento. Quindi, come si diceva, la pedalata deve essere rotonda, continua, non a stantuffo, cioè start e stop, altrimenti è a metà. E peraltro la pedalata rotonda conta di un vantaggio, l'effetto volanico aggiunto dall'inerzia delle masse delle gambe. Cosa importante è che il polpaccio deve lavorare in distensione, non deve essere contratto. Quindi la spinta che va dal punto morto superiore a quello inferiore, quindi da ore 12 a ore 6, deve cessare a 150-160 gradi dal punto morto inferiore, altrimenti non si inverte la tendenza della pedalata e quindi da spinta non passa a richiamo, perché spingendo fino al punto morto inferiore non si riesce a distendere la muscolatura. Importante che il punto morto inferiore sia il punto di riferimento affinché il tallone scenda parallelo al piano. Quindi questo è fondamentale. Quindi abbiamo la spinta, si spinge, scende, si richiama e risale. Una cosa fondamentale è anche l'allineamento tra il fondo schiena e il fine sella, altrimenti si potrebbe pedalare, anzi si vedrà sicuramente in punta di sella, con tutte le conseguenze del caso. Peraltro le spalle devono essere, importante questo, devono essere arcuate e non ingobbite, quindi non bisogna tirare con le braccia, peraltro così si spreca energia. Non si devono assumere le cosiddette posizioni autovetto, occorre che le braccia siano leggere, flesse, morbide e non dritte e tese. E soprattutto appunto le spalle devono essere arcuate in modo tale che non si pedali in punto di sella e per effetto di ciò ci sia la cosiddetta retroversione del bacino con la conseguente rotazione posteriore del bacino, e questo è deleterio per l'apparato muscolo scheletrico. Ecco, queste sono cose fondamentali. Stamattina le previsioni danno pioggia, qualche goccetta l'ho presa. Aspetta, faccio passare un automobilista domenicale e dovete sapere che gli automobilisti domenicani sono tutti tristi come durante la settimana. Detto ciò, almeno la maggior parte, detto ciò, le previsioni danno pioggia, qualche goccetta appunto l'ho presa, ma io, pur non avendo i freni a disco, sono uscito lo stesso. Ovviamente è una battuta. Un consiglio sempre ai pedalatori: uscite dai negozi, scoprite il territorio pedalando. L'Italia è bellissima, non perdete tempo nei negozi, non seguite continuamente sto marketing che è la quinta essenza della menzogna. Pedalate, 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 liberi nella mente, imparando a pedalare anche con questi tutorial che vi ho fatto. Quindi mi raccomando, siate ciclisti e non pedalatori. Ciao ciao!